E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Final Fantasy VIII Remastered. Qua credo che prenderemo il treno per Delling City. Ok, il biglietto per Delling City lo so, dammi un po'. Io vado di là. Partenza il treno per Delling City, Delling City. È l'unico treno che va a Delling City. E forse il destino. Ma che cosa dice? Il vento se n'è andato senza dire niente, danno occhio alla cosa. Forse è meglio che vai a vedere cosa sta combinando Selfie. Non voglio dire che quello scemo di Vine usi la gabbia degli ospiti, eh. Ok. È il destino che ci ha fatto incontrare. Chi lo sa? Un sospiro d'amore? Ma che diavolo dici? Con permesso. Ok, ti posso andare, vai. Ah, rinnova. Il Vine Tina, sa il ruolo importante, il ruolo più importante in questa missione, tienilo presente. Nessuno mi capisce. I tiratori scelti sono soli per natura, soli nel mondo, affidiamo i nostri istinti e poniamo la nostra essenza in un sol colpo. La pressione in un momento, la tensione in un istante. Io devo sopportare tutto questo da solo. Ho paura. Quindi lasciate mai stare e non mi stressate. Questo volevo dirvi. E se si incazza come sempre. Le vibrazioni che avvertite sono secondo la norma. Ripeto. Le vibrazioni che avvertite sono secondo la norma, non c'è motivo di preoccupazione. Ok, si va a Delling City. Ad incontrare il colonnello Caraway, che è lì che è. Se per il supremo defetto binario 1. Ok. È bella la musica di Telling City, comunque. Nulla da ridire. Cool, che succede? Andiamo dalla residenza di Caraway e nel distretto governativo. Se vi domandano qualcosa ricordate che di dire che siete venuti dal Calde di Gabbana come supporto alle truppe. Laguna adesso si trova qui. Chissà se si trova qui Laguna. O forse. Ok dai. Residenza Caraway. Tra l'altro comunque ho farmato
Tra l'altro comunque sono riuscito a farmare le 4 zanne di Giffone e le 12 coppie di bandi, e manca solo l'adamantio comunque. E porteremo già l'arma finale di Skull già a partire dal primo CD. La residenza di Caraway, oltre questo cancello, ma l'accesso è vietato a non autorizzati. Non vi hanno informato del nostro arrivo? La comunicazione ci è arrivata, ma il colonnello Caraway vuole verificare le vostre reali capacità. Cosa? Reali capacità? Cosa dovremmo fare? Andate alla tomba del è lì è possibile ottenere un nuovo Guardian Force. La tomba del senza no. Si trova a nord-est della città, ci arriverete facilmente. Dovete riportare come prova un codice segreto che troverete là. Che ovviamente lo porterò. Il codice segreto lo porterò, ovviamente, al prossimo episodio. In questo episodio cercheremo di ottenere la Guardian Force, una nuova Guardian Force in questo episodio. Codice segreto? Questi ci prendono in giro, prima ci chiamano i Seed e poi vogliono le parole di coraggio. Sono molti studenti che vogliono parlare col colonnello. Ieri uno studente di Cavalli è andato alla torre delle senza nome e non è ancora tornato. Uscite dalla città e andate a nord-est, troverete la tomba delle senza nome. Solo ritrovate il codice di... Che però... In questo episodio otterremo la guardia foto. Dovete riuscire a trovare un oggetto particolare vicino all'entrata che vi permetterà di capire il codice D. Non proseguite fino in fondo, potrebbe essere molto pericoloso e potreste anche non ritornare più indietro. Comunque eccovi una mappa per poterla vedere. Tasto del touchpad. Dato che stiamo giocando in un'area master. Se premete il triangolo mentre una mappa è visualizzata potete uscire subito, ma il vostro rango si sì. Ok, dai. Mangiatore di posizione. Poi non ci vuole la lascia. Ovviamente, vabbè, non prenderemo l'auto perché che abbiamo incontri zero, non ce n'è bisogno. Ok, dai, andiamo alla tomba delle senza nome e cerchiamo di ottenere la nuova Guardian Force. Per il momento niente codice D, poi al prossimo episodio. Semmai potrei anche cambiare i membri della squadra, no? Ah, va bene così per noi. Scappiamo! Ok, qua c'è una fonte energetica. Rodec. Ha fatto comunque, vabbè. Per l'arma finale di Skull dovrebbe servire. Comunque con il biocristallo mi ero completamente scordato che con il biocristallo si possono farmare i colpi vibranti. Comunque sono riuscito a farmare un paio di colpi vibranti. Anche i colpi veloce, poi le zanne di grifone, che poi ne servono 4 per la mano, e poi vabbè dovrebbe servire solo un adamantio, quindi manca solo per l'arma finale di Skull, manca solo l'adamantio. Ok, qua credo che potrei anche fare un taglio qua, ci vediamo proprio quando abbiamo incontrato il boss. E ok ragazzi, ecco il boss. Tra l'altro il boss momentaneo. Chi siete? Ed eccolo qui, ecco il boss momentaneo, perché... Ok, posso riuscire, però che... Oh, manca il signore Revis. Volendo, eh.
100 rezzo. Credo che ci vorrà un po' di tempo, però non mi va di tagliare perché avevo già effettuato qualche taglio prima. Spero che non ci mettano troppo tempo ad accumulare il 100 rezzo. Perché qua per sbaglio avevo messo cazzo. Praticamente per farmare le zanne di tifone contro quelle di tizi, quando riprende la a livello senza prendere troppa esperienza, che purtroppo per farmare zanne di tifone deve essere per forza di la trenda. Tra l'altro questo qui se riesco qui ti danno la carta e con le loro carte ti danno dalla damantio credo, dai cacchio. Diamo una pozione a zero. No, volendo però potrei anche divertirmi a fare la limit break di zero. Vai. Ma che... Okay, dai. Pozione. Non da quando tolgo. Oddio dai. Sono riuscito a far accumulare 100 pezzi a zero. Mi manca solo il pollo. Vediamo cosa possiamo rubargli. Come non può uscire niente. Ok, mo facciamo il culo. Mettiamoci con zero, dai. Sarei molto forte. Maledizione, mi ricorderò di voi. Infatti perché dovrebbe... Secondo me me la immagino con la voce così, Seclet. Ok, dai. Devo anche fare qualche altro taglio fin quando non riuscirò a rincontrare... anche Minotaurus e... infatti perché sarà anche Minotaurus. Di taglio questa parte ci becchiamo ovviamente, non vedere la parte in cui attivo il Lambaradan, quindi ci becchiamo. Ok, eccoci qui ragazzi, battaglia boss di nuovo qui. Prima mi avete sopraffatto, ma questa volta non la passerete. Mio fratello è con me, tocca a voi scappare ora. Questo è proprio stupido. Fratellone, aiutami! Cosa succede? Mi hanno rotto la tomba e mi hanno attaccato. Attaccato? Brutti cattivi! Carino il fratellino! Ehi fratello, ti prendono in giro! Stupidi umani! Non dovreste mai giudicare dall'apparenza! Ok, ma adesso sono in due! Ah, però questo qui io gli ho fregato... Cacchio! Se non sta attendo qua... Il Minotauro sta c'è il Protect Best. Ok, passiamo.
come non possiede niente? Sa che aveva qualche oggetto raro. Attacco fratello! Minchia del tappeto! Si è visto cosa succede quando non hai Junction HP? Con Zelda poi. Che per il momento non ci sono molti guardian boss che hanno Junction HP. Dai, facciamo la link back di Zelda che poi... Credo che non l'ho... ve l'ho fatta vedere. Fino ad adesso con le Let's Play, quindi dai, Meat Break di Zelda, dai. Sì, Zelda si caserà un poco. Un po' a botto, caccia la regale. Caccia la rovesciata. Caccia la regale. Caccia la rovesciata. Fratello, mi hanno sconfitto! Ho perso! Siete morti? Bene, vi seguiremo! Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo ottenuto una nuova Guardian Force. Che poi non era obbligatoria, eh. Ok, carta Secret. Non so se... sacrificare questa carta per ottenere l'adamantio e ottenere già la mappina di Skull oppure no. Siete forti umani, avete sconfitto i due fratelli. Grazie a voi sono libero da questo sacrofago di pietra. Eppure era stato costruito per passarci l'eternità. Mi chiedo se sia necessario chiudere qui coloro che viaggiano per l'altro mondo. Dopo un viaggio così lungo deve essere ruinante verso la vita. Veramente carta minotauro. Non so, ma che dite ragazzi? Non so se vale la pena sacrificare la carta Minotaurus per ottenere 10 adamantio e... Solo che però serve solo un adamantio però, per la mappina di Skull. Giusto per avere proprio la soddisfazione di avere la mappina di Skull là. Già nel disco 1, eh. Ok, credo che potrebbe pure bastare qui la... dato che l'episodio è dedicato a Brothers, c'è la tomba del re senza nome. E ragazzi, termina qui anche questo episodio di Final Fantasy 8. La vostra commissione è tutto. E al prossimo episodio credo che termineremo il CD1 probabilmente. Quindi da vostro commento è tutto e ci becchiamo alla prossima.